Ora voi mi spiegate cosa ci faccio qui. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Mi sono ritrovato qua per caso, sono caduto dal cielo. Ma visto che sono qui faccio una ricetta, tanto non faccio male a nessuno. Allora ragazzi, dato che per Mega Danzarese la scuola incomincerà domani, per diciamo consolarmi oggi ho deciso di fare una ricetta goduriosa. Una ricetta che mi fa dire, ah, la scuola non esiste. E quindi faremo la pasta alla zozzona. L'ho voluto chiamare così perché... Ora vedrete, state a vedere. Ok ragazzi, come vedete ho anche la ripresa da qui. Allora, iniziamo con gli ingredienti. Guanciale di amatrice. Super grassoso. Poi, dei pomodorini, abbastanza normali come vedete. Guardiamo la seconda. Della salsa, già qua si va nel godurioso. Una mezza cipolla bianca che ho già preparato con voi con coltello e tagliere. Ecco qua. 500 grammi di baccheri 100% pugliesi, come dice la Coop. E praticamente abbiamo finito con gli ingredienti. Basta questo, cioè non è che... Aspettate che mi sono dimenticato di farlo vedere nel video. Un pacco di pesto. Una confezione di pesto, capito Josué? Capito? Anche il pesto c'è! Allora, la prima cosa che faremo adesso sarà mettere a riscaldare l'acqua della pasta. Ragazzi, rifaccio. Ragazzi, sfoggiamo la nostra cucina, mettiamola proprio giù qua, tanto andiamo a pulire. Allora, intanto mettiamo il fuoco quasi al massimo, perché ci servirà anche per fare un passaggio dopo. Mettiamo il coperchio. Prendiamo il guanciale, ovviamente lo togliamo dalla pellicola. Ecco qua. Ok ragazzi, incominciamo a fare 3-4 fette, perché comunque stiamo facendo una porzione per 4, quindi dovranno essere abbastanza. Fette più o meno di mezzo centimetro, tipo fette più o meno di un centimetro, dai. Gli togliamo la cotenna. Ok ragazzi, cominciamo a mettere il guanciale. Ecco qua. Ora mettiamo un'altra fetta. Ok ragazzi, abbiamo usato più o meno in totale una cinquina di fette. Ok, facciamolo solare bene il guanciale. Allora ragazzi, un pochettino di olio io lo metto, ok? Poi voi fate come quello che volete. Va, poco poco. Bene, allora prendiamo una decina di pomodorini. Ovviamente li tagliamo a listarelle così. Ci vediamo dopo quando avrò finito. Ok. Abbiamo messo il guanciale qua e abbiamo lasciato tutto il grasso. Una volta tagliati li mettiamo dentro la ciotola. Ecco qua. E ora andiamo a prendere anche la salsa. Gliene mettiamo più o meno metà bottiglia, così, ecco qua. Prendiamo un cucchiaino e giriamo il nostro composto, signori. Ecco qua. Mettiamo anche qualche fogliolino di basilico. Ecco qua. E giriamo. Prendiamo la nostra mezza cipolla,
la tagliamo, la tritiamo per bene. Ecco qua. Se volete anche abbastanza grossolana. L'importante è far venire una pasta molto buona. Come vedete, qua l'abbiamo riacceso. Ora dentro il grasso ci mettiamo la cipolla tritata, questa mezza cipolla, e la mettiamo per bene. Ecco qua. Ok ragazzi, come vedete la cipolla è ben fatta. E aggiungiamo il nostro pomodoro. Ecco qua. Ecco qua. Ci vediamo dopo. Intanto ragazzi, dopo una quindicina di minuti il nostro sugo è pronto. L'acqua è andata a bollire e abbiamo messo i nostri 500 grammi di paccheri. No ragazzi, fino a qui può sembrare una semplice amatriciana, ma ancora non avete visto il tocco di classe. Ok, abbiamo il pesto e mettiamo un mezzo cucchiaio. Ecco qua ragazzi, è pronta. Ecco qua. Eccola qua. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!